È tornata. Salvezza. La salvatrice è tornata. Un'accoglienza meritata. Li hai salvati. Ancora no. Nel nome del Re Sole Abad, accogliamo la nostra campionessa. Date l'arco. Marad, Aloy deve parlarti con urgenza. Davvero? Siamo in due allora. Sono settimane che invio cacciatori. Li ho cercata da tramonto fino alla Terra Sacra. C'è un problema alla Guglia. Vieni. Seguimi. Fa attenzione. Ci hai salvati, questo è certo, ma stiamo ancora sistemando. È successo poco dopo il solstizio. Abbiamo trovato una spiegazione, grazie al sole. Altrimenti sarebbe stato il panico. Una sera, per qualche secondo, ha brillato di un rosso acceso. Da meridiana è sembrato un gioco di luce, ma chi era più vicino, in cima all'albore, dice che non era un riflesso. Quel che mi turba è che pare venisse dalla base della torre. Da quello. Abbiamo lasciato tutto com'era. Cosa ne pensi? Non lo so. La Guglia invia segnali, messaggi, al sistema di terraformazione. Nade ha provato a usarla per risvegliare antiche macchine. Avevo interrotto il collegamento. Aspettate il controllo. Dici cosa scopri? Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mitteri, eccoci qui per un episodio. Una statua sì, nome sono di Horizon Forbidden West. Qui lo troviamo Aloy, pronto con tutta l'avventura odierna. E allora, fra Zenith, dove ho cercato di trovare la coppia di Gaia, era un vicolo cieco. Infatti, Elizabeth e Travis hanno aspettato tutto, li hanno bloccati. Mentre un hacker così abile, che pure lascia il suo saluto così, con insomma, ha fatto uno rivendicarsi, ha cercato un poco, diciamo, li ha fregati. E quindi lì ha visto allora, però frustrata e anche arrabbiata. Si è spogliata un po' con il nostro povero Varl, ma sono andato con Meridiana perché forse c'è qualcuno per aiutarci, ossia cercare qualcuno per aiutarci a cercare Silence. Di Silence è il suo vero nome, mi sono ricordato bene. Costa però che anche noi cercavamo Aloy perché il corpo morto di quello che era Ade un tempo sembra dare un segnale, sembra ancora essere vivo, e qui magari è Ade, ma secondo me è più che altro è Silence, visto che lui ha Ade dalla sua parte, almeno per ora. Vedremo cosa ci sarà. Sono curioso davvero se Silence ci ha cercati, magari così grazie a lui potremmo approfondire queste ricerche, cercare una soluzione migliore. Ma visto anche la statua, che è stata anche una coppia che c'è in Italia o in altri posti. È stata vista un po' tutto il parte del mondo per il lancio di Aloy, però con la semplicità da fare Sony sa il fatto suo. Ma andiamo avanti e scopriamo cosa accadrà. Ma prima di tutto dico sempre lasciare like, commentare e condividere, supportare serie e canale. Ma adesso bando le ciance e chi viaggia benizio. Bene. Ho un pessimo presentimento. Non saprei. Sembra uguale a prima. Sembra morto però. Non sono mai riuscita. Cosa? Trasmissione. È stato trasmesso qualcosa dalla cima della Guglia.
Devo capire come arrivare lassù. E allora qui ha capito cosa è successo. Si è che Ale è stato trasferito. In realtà non solo ucciso, ma trasferito. E quindi sappiamo un po' che è successo. Se saltassi su quella sporgenza dietro di me? Per me c'è che ti tocca una vetta per saltare. Ok. Bene. Ho usato male, l'ho fatto. Va bene. Dobbiamo cercare di arrivare sulla guglia. Per capire meglio. Ma penso che tutti l'abbiamo capito anche a lui. Che è Silence ha fatto il suo gioco. Cioè, noi abbiamo visto nel finale. Ha visto anche qui l'inizio del gioco. Ma diciamo a lui. Non lo sapeva. Almeno per ora. Dobbiamo andare di là. Perfetto. E qui abbiamo cercato di capire. Di trovare il segnale, insomma, il segnale lascia una traccia. Non so se è avuto o meno, ma tiro il cerchio e qua per esempio. Ma vedo un po'. Tu vieni qui da me. Ok. Ecco fatto. Vediamo un po' se il segnale ha appunto avuto che lasci una scia oppure no. Ma se soprattutto da portarci la sala, insomma, pure questa è una via morta. Mi raggiungo la guglia. Qua semplice, mi sa. Tira qui. Ecco. Ora dovrei riuscire a salire. Easy peasy. Credevo che Silence mi avesse dato la lancia per aiutarmi. Invece pare mi abbia ingannata. Ha trasmesso qualcosa usando la guglia. Ha salvato Ade. Per quale motivo? Beh, se riuscirò a capire dove l'ha inviato, potrò rintracciarlo. Me lo dirà il nodo di trasmissione in cima. Non credo di poter proseguire da questa parte. Adesso chiuso. Posso scalarla dall'interno. Un ascensore. Vediamo. Ascensore attivato. Configurazione di manutenzione attiva. Si sta aprendo. Chissà cosa penseranno i Karja. Sei arrivata alla fine. Essere onesto, mi sorprende che tu ci abbia messo tanto a scoprirmi. Hai usato la lancia per rubare Ade. Come puoi essere così pazzo? Pazzo? Sei tu che volevi eliminare Ade prima che la sua conoscenza venisse estratta. Come il misterioso segnale che l'ha svegliato. O dove trovare una di quelle copie di Gaia che vorresti recuperare. Se lo sapevi, perché non me l'hai detto? Avevo altro di cui occuparmi in questi 6 mesi, Aloy. La differenza è che io ho fatto progressi. Quando la rabbia per il mio inevitabile inganno sarà svanita, perché non vieni a trovarmi nell'Ovest Proibito? Ti insegnerò tutto ciò che ho scoperto. Oh, certo che verrò a trovarti. Già, bene. Le coordinate sono semplici. Anche per te. Scelta.
dire a Varl e Marad cosa ho scoperto. Sei entrata e si è trasformata, come durante la battaglia. Sono davvero grato che sia un giorno di pioggia. In pochi avranno visto la torre cambiare. Cosa hai scoperto? Ade è ancora una minaccia. È nell'ovest proibito. E io devo seguirlo. Capisco, ma non sarà facile. C'è un motivo se lo chiamano proibito. Una tribù di feroci guerrieri lo controlla. I Tenakt impediscono che si varchi il confine. Detto ciò, grazie al Re Sole Avad, abbiamo stabilito una fragile tregua. E la prossima ambasciata avrà luogo tra qualche giorno al confine tra le terre. Partecipando all'incontro e avendo la sua benedizione, i Tenakt potrebbero farti passare, anziché attaccarti e ucciderti a vista. Proprio quello che mi serve. Altri cacciatori. Ah, il Re Sole. Aloy, felice di vederti. Sei partita così in fretta. Non siamo riusciti a ringraziarti. Adesso le diamo la lancia? Possiamo? Itamen, taci. È vero, abbiamo dei doni. Di solito organizziamo le cerimonie d'omaggio al palazzo, ma pensavo preferissi un'occasione meno formale. Portate i doni. Avad, sei davvero molto gentile, però... Utid, Vanessa. Presto, diamoglieli prima che ci scappi di nuovo. Davvero? Devi proprio? Provalo. È bellissimo. A nome di tutti i cittadini del Dominio, accetta questi simboli di eterna gratitudine. Vorrai passare del tempo con i tuoi amici ora. Vieni a parlarmi quando puoi partire. Beh, in realtà penso che allora voglia già partire, però comunque abbiamo capito che sarà l'override principale alla nuova lancia. Abbiamo la compagnia di Silence. Da lavoro da qualche parte. Qui che c'è che possiamo fare? Ma esaminiamo. Dovrei essere lusingata per la statua. Dai, Aloy, so che sei ragazzo ormai. Ho ancora molta strada da fare per meritarmela. Ma già fatto tantissimo, dai. Comunque sei il figlio della moglie, penso, del Re Sole, Regina Sole. Regina Madre Nasadi. Nostra campionessa. Itamen, come si dice? Ti sono umilmente grato, campionessa, per averci liberato da Tramonto e difeso la città sacra dalle forze dell'ombra. È giusto? Tutto giusto, Itamen. Non c'è di che. Aloy, mi insegni a diventare un cacciatore di macchine? Itamen. Mi aspetta una missione importante, principe. Salvare tutti? Una cosa così. Ma quando tornerò potrei darti qualche consiglio. Sarebbe bello. Ti dobbiamo la nostra vita. Non lo dimenticheremo. Il sole ti illumini la via. Stai attento ai divoratuono. Ci sono cose peggio dei divoratuono, per quanto mi ricordo. Quindi, comunque, tu li felici, con il figlio che tu è contento, il ragazzetto. Parliamo con la padre, che... un altro innamorato di Aloy, si vede. Lo scultore voleva qualcosa di più. Grande il doppio, ricoperto d'oro e di pietre. Ma ero piuttosto sicuro che non l'avresti apprezzata. Avevi ragione. Mi spiace, Avad. È bello vederti, ma non posso restare. Capisco. Speravo potessi rimanere un po' in città.
magari al palazzo. Meridiana è ancora in pericolo. Ma c'è di più in ballo. Per sistemare tutto, devo andare a ovest. In terra, Tenakt. Per il sole, i Tenakt! Forse Marad te l'ha già detto, ma... dopo anni di ostilità abbiamo negoziato una tregua. Sperando porti la pace. La prossima ambasciata si terrà a breve. Che cosa rende l'ambasciata tanto speciale? Il merito è dell'ospite, proprio come oggi. La delegazione incontrerà i Tenakt fuori da Luce Arida. Daremo loro doni per un prigioniero. Fashav, uno dei nostri soldati. Soldati? Cioè predoni? No, non in questo caso. Fashav è mio cugino, non c'entra con Ellis e i suoi. Ha partecipato alla spedizione a Ovest per contenere certi eccessi. Ma l'hanno catturato durante l'eroica difesa di un avamposto alle sabbie di Cinabro. E ora è prigioniero. Eh sì, fasciato cugino, anni ostilità, vabbè. Cosa dovremmo approfondire, ma... allora è così. Lo devo andare. Ora dovrei andare. Un momento, Aloy. Vabbè, va, devo chiederti una cosa. Lontano. Non penso ad altro da quando sei partita. No. Questo non è il momento. Ma è l'unico che ho. Tu vai e vieni e io non posso sapere quando ti rivedrò. Non voglio fermarti, né ostacolarti, ma devo sapere. Quando finirai la missione, resterai a Meridiana. Per un po'. Potremmo passare del tempo insieme e provare a conoscerci meglio, magari. Mi spiace, ma io sono spostato con l'avventura. Comunque, i punti critici offrono opportunità di prendere decisioni basate sulle emozioni. Sarete a decidere il modo in cui Aloy esprime la sua personalità. Scegli se Aloy affronta la sfida personalmente o l'intuito per trovare un approccio astuto. Scegli cui esprimere la compassione o dare la voce alle sue convinzioni più profonde. Quindi così... una bella prospettiva, stiamo scherzando come sei arrabbiato. Quindi lo affrontiamo, siamo un'astuzia non è il momento. Dai, andiamo subito bella prospettiva, un po' che ci succede. Spero di poter rivedere Meridiana, Avad. E già lui vede com'è. Ma questa missione è la mia vita. Non penso ad altro. Devo restare concentrata. In quanto al futuro, non riesco a immaginarlo. Non so da dove iniziare. Beh, se volessi cominciare da Meridiana, sappi che sarai sempre più che benvenuta. Vedi come ci sta a provare. Pensa alla tua missione. Pregherò per il tuo successo. E non ci tenono così, se ci serve qualcosa. Ah, va, mi serve una macchina, serve un carro, soldi, lui gira tutto... Comunque quella è la regina madre, la madre di Avad, e quello è il figlio, sarà Adesso non me ne ricordo, dove donatemi. Ah, voi tutti caduti. Vediamo un poco. In onore dei caduti della battaglia dell'Albore. Vabbè. Molti coraggiosi hanno difeso la città contro Ade. Esploriamo ancora un po' e poi andiamo a modificare la lancia del... carcasse di macchine. Resti della battaglia dell'Albore. Posso terminare? Abbiamo rischiato di essere sopraffatti dalle macchine di Ade. Ma ne siamo usciti. E pensavo cosa sarebbe successo se Apollo mi ha distrutto. Se Ade non fosse stato aiutato da Faro per distruggere tutto. Chissà, sono davvero. Sicuramente. Boh. Ecco, mi prendono contro il Devanasha. Di questo non mi ricordo con un'altra cosa. Senterò un meme, io non ricordo niente. Il mio meme sarà questo, sicuramente. Utid, Vanessa. Grazie di essere qui. È il minimo. Anche se sei sparita in fretta dopo la battaglia. Vanessa, basta. Lei adesso è qui, no? Per il momento. Ma glielo leggo già in faccia. Ha delle faccende da sbrigare. E non qui a Meridiana. Ma tu lo sai che non sono scomparsa di mia volontà. Io dovevo... Cacciatrice,
ti prego. Non giustificare le tue scelte. Tu ci hai salvati. Se devi andare, vai. Hai la nostra benedizione. Sempre. Vabbè, mi immaginavo di always. Ma ancora prima immaginavo Vanessa che metteva la mano sulla, col dito sulla bocca di Aloy. Zitta cara, vai. Quando le cose, beh, dai, diciamo un po'. Ah, come si guardano insieme, è curioso, cioè, ci dà niente. Cioè, ehi. Si vanno così. Ve la cavate bene, voi due. Il signor Damerino è diventato consigliere militare del Re Sole. Questo vuol dire che la gente è costretta ad ascoltarlo. Che il sole salvi le loro anime. Almeno io faccio discorsi concreti una volta ogni tanto. Come, scusa? Sai, dormivo mentre parlavi. E di te che mi dici, Vanessa? Ho dovuto badare a Nasadi e Itamen. Due terzi guardia del corpo, un terzo. Cattivo esempio. Stavo per dire bambinaia, ma la tua versione è meglio. Vabbè, è un po' Itamen. Non ti vedevo come bambinaia. Itamen sembra speciale. Vacci piano, non sono del tutto ammansita. Nasadi era la moglie del Re Sole Folle, ha dei nemici. Ho avuto i miei complotti da sventare. Bene. Come no? Per quanto lo neghi, sotto sotto sei tenera come un agnellino. Oh, non ne hai idea. Oh cielo. Non stavamo parlando di Itamen? Sì, va bene, lo ammetto. Itamen è carino, è buffo e mi ammira molto, mi piace. Tranne quando non si lava le mani dopo aver giocato coi vermi nel giardino dietro al solario. Bleh. Vabbè, son ragazzi, comunque Cagione dell'Ombra, vediamo un po' che fine hanno fatto i Carcia. Sono mesi che non metto piede a tramonto. Notizie dei Cargia delle Ombre? Dopo che hai sconfitto l'Eclissi, sono rimasti pochi sacerdoti ufficiali a terrorizzare la gente. Avad ha offerto l'amnistia a chi era stato costretto a servire l'Ombra. Quindi hanno liberato la cittadella e gliel'hanno restituita. Il dominio è unito. Avad voleva lasciare a Utid il comando della guarnigione, ma il nostro tenente Tenerone ha rifiutato. Gira voce che l'abbia fatto per restare qui a Meridiana con me. Tutte assurdità, ovviamente. Utid, ma chi ti crede? Comunque, alla fine i Kaja sono sciolti, non essere che Kaja era una fazione di rivoltosi qui a Meridiana, che servivano, adesso se ricordo male, spinti forse anche da Silence. Comunque, dobbiamo andare. Beh, io lo so. Lo so, ora vai. Vai, ti aspetti. Oh, è sempre un onore, campione. Calma. È sempre un piacere. Ascolta, cacciatrice, vedi di tornare con qualche storia interessante. Se non posso finire nei guai, almeno posso godermi i tuoi. Sì, che ormai fa la guardia. Ecco, poi vedi, sembra da vicina lì. Vado con tutti, perfetto. Di questo ne sono felice. Però, oddio, la so per la cosa. Manco allora, lavoro. Proprio qui all'albore. Ciao, saluto. Ho salutato tutti. È stato un piacere vederli. Anche se purtroppo lo è costretta da, diciamo, la sua missione. Lei è nata per questa missione, ossia salvare tutti. Creiamo questo potenziamento da lancia. E sarà l'obiettivo principale in modo che permette di accumulare rilascia energia cinetica. Va bene, quindi. Bene. Override principale installato. E mo? Con una novità per accumulare e rilasciare energia. Bellissimo. Un risonatore. In battaglia aiuterà. Sì, però possiamo andare. Non è che hanno tipo le battute dei vecchi conquistadori spagnoli. E mi dà che dovrebbe essere, diciamo, sembra una ricostruzione della città maya azteca, insomma, simile per la cultura del sto dicendo, per queste armature dei conquistatori. Se va. Se va un po'. Un richiamo in qualche modo. Comunque, torna da Marad e Varl per partire. Penso sia questa ormai la nostra missione di oggi. Dai, partiamo, partiamo. Aloy, hai parlato con i tuoi amici? O ti serve altro tempo? È meglio che vada. Se devo dirigermi a ovest, mi servirà un foglio di via da parte dei Tenakt, come dicevi. Dove si terrà di preciso questa ambasciata? Oltre il timore, il canyon al confine occidentale del dominio. Alla sua estremità troverai la fortezza di luce arida.
L'incontro avrà luogo all'interno delle sue mura. A piedi è una lunga marcia, 15 giorni circa. In sella saranno un paio di giorni, allora. Forse sarebbe meglio dormire qui stanotte e partire domani. Ma certo, faccio io. Fai tu in che senso? Ah, che ci porti, mostri la strada. Marad. Bene, e iniziano sì ufficialmente per il gioco Horizon Forbidden West. Vedete, bella questa intro così, una parte di gameplay, tutorial, poi la musica che presenta un po' tutti i personaggi, le persone che stanno dietro a questo lavoro, a questo grande gioco. Esplosiva. Ciao, Karn. Ah, mai visto nessuno andare in giro su uno di quelli. Quella porta a luce arida? Ah beh, sì, di solito, ma non oggi e non ora. E perché mai? Beh, il timore. Tutta la valle è infestata dalle macchine. So badare alle macchine. Non ne dubito, ma ho l'ordine di non attivarla finché non arriva il via libera da Aspra Catena. Senti,
Non sono venuta fin qui per stare ad aspettare. Quindi voglio che manovri quella cabina, o lo farò io. Sì, ma poi... chi la riporterà su? Va bene, va bene. Ma se te lo chiedono, dovrai dire che mi hai costretto. A me non ti occupare, che se dico chi sono io, tutto risolto. Comunque, timone raggiunto. Vedo del fumo. Siamo arrivati allora. Ha raggiunto il timone, cerca un passaggio verso l'ovest proibito. Ma non molto movimento. Sì. Forse il fumo viene da qualcosa che le macchine hanno distrutto. Possibile. Il poco movimento. Beh, tutto questo scompiglio ha fatto sospendere i lavori. Che razza di macchine ha causato tutto questo? Grosse, cattive e numerose. Si chiamano Scavazzanna. La cosa strana è che non sono native del timore. Sono comparse all'improvviso. Non si possono uccidere. Oh, cacciatori ce n'è, ma nessuno vuole mettersi contro Ulfund, l'autoproclamato capo di Aspra Catena. Idea sua fermare i lavori. Oh, beh, io sono di passaggio. L'ambasciata mi aspetta. Ah, ma dovevi dirmelo. Quella non si terrà tanto presto. Di che cosa stai parlando? Sentito? Ecco la tua risposta. Quello chi è? Un sacerdote Karja. L'ho fatto scendere ieri, un'oretta prima che arrivassero quelle macchine. Una persona molto importante, secondo lui. Incontro a Luce Arida? Lui dovrebbe essere il moderatore. Bene, una bella persona comunque. Però questo visore così ci ha mostrato la zona. Col dialogo, ecco lì, il vescovo. Se non farai subito come dico, informerò il Re Sole della tua insolenza. Grazie a te, ho dovuto passare tutta la notte in tenda, esposto agli attacchi. Potevo morire. Vi rifiutate di trasportare me, ma... non questa... cosa? Questa donna Nora. Questa selvaggia. Scansati, canaglia. Vuadis è Aloy. Vuadis, lo studioso. Aloy, la salvatrice di Meridiana. Davvero? Beh, questo mitiga l'insulto, direi. Sono qui per l'ambasciata a Luce Arida. Anche tu, a quanto pare. Beh, non ora che la valle è infestata. Ed ecco dunque Araman. Dichiarò i sacerdoti del sole preziosi e meritevoli di protezione. Visto? È scritto. Andrò a Luce Arida se avrò il via libera dal capitano dell'avanguardia. Non un minuto prima. Bene. Il capitano è mio amico, sai. Dov'è Erend? Vorrei parlare con qualcuno più interessato ai fatti e meno alle parole. Vuadis. Vuadis lo studioso. Vuadis lo studioso ha inviato Erend e un altro ad aprire la strada all'alba. Ed ecco all'alba... Ehi! Shh. Lungo la valle? Sì, alle rovine sulla sponda sinistra, per poi proseguire. Bene. Ho sentito che i lavori sono fermi. Come miglioro la mia roba? Scommetto che il fabbro di Aspra Catena ti farà usare il suo banco. Per gli Scavazzanna ti consiglio di creare delle frecce acide. Usale contro i loro serbatoi per abbatterli. Grazie. Vado a dire a Erend di tornare. Ehi! Dove vuoi andare? Beh, in cima al crinale, per stare al sicuro. Mi spiace. Gli ordini sono tassativi. Niente passeggeri fino al fischio, no? Esatto. Via di manovella. Ma perché? Jaruf, ti andrebbe di scortare lo studioso ad Aspra Catena e aspettarmi lì? Certamente. Troverò Erend e lo aiuterò ad aprire la strada. Dopodiché, basta scuse. Luce Arida. Ambasciata. Se tale è la volontà del sole. No, questa è la volontà di Aloy. Mamma mia, ma quanto è figo lui, questa volta è stato stupendo, ha zittito quel...
Ma forse è meglio che visiti Aspra Catena per potenziare che il poi è bello. Sì, perché questa selvaggia, questa donna, vedete questa cosa, vedete come le donne anche qui vengono veramente umiliate, sempre l'uomo a capo di tutto, che schifezza ragazzi, è una cosa orribile. Ma lui li mette tutte a posto, non c'è alcun problema. E ora ho cercato di Eren per liberare il posto, qui c'è un meglio rapido. Quindi dai così. Ok, tante cose che parla. C'è questo scavazzone morto, lì c'è la città. Possiamo potenziare la nostra lancia e andare a salvare Eren che ne ha bisogno, direi. Però non so se fare oro qua, no. Ma si dà. Devo portarla a un cuoco. Ho un cuoco? Va bene. Straniera in arrivo. Quella è la salvatrice. Straniera che... entrare, salvatrice? Certo. Vado, entra, va. Benvenuta ad Aspra Catena. Grazie, grazie. Aprite, gente. Ordini di Joruf. D'accordo. Magari è d'accordo, tutta la ciofì, certo, ma non c'è bisogno di Joruf, c'è il non dare ordini. Mi pare che... allora si va a fermare così facilmente. Ma per la forgia! Petra, Aloy, che cosa ci fai qui? Finalmente posso guardare qualcosa di bello. Anche per me è un piacere. Arrivi giusto in tempo. Vieni. Io... andare a bere è l'unica cosa che si possa fare qui. Sì, ho sentito. Le macchine, il fermo dei lavori. Quelli sono solo i problemi recenti. Ad Aspra Catena nulla funziona come dovrebbe. Giusto. Ed ecco il problema peggiore. Non siamo di qui, non ci riguarda. Gli scavazzanna riguardano tutti quanti. Ulvund. Lo conosci già? Sì. Forse è meglio discuterne davanti a una birra. Petra, Petra. Sono solo di passaggio. Vado a ovest. Oh. Devo assicurarmi che l'ambasciata a luce arida vada bene, poi proseguirò. Ah, ho capito. Sempre qualcosa in ballo. Beh, Rossa, è stato un piacere. Alla prossima. Mi spiace, Petra. Petra. Ma se vuoi farti una birra fresca e due risate con un'amica, vieni alla birreria. Mi trovi lì. E lei mi sa che ci ha dato anche molto con le armi, quindi dai, una birra ci sta completa. Però prima andiamo a picchiare quelle. Ulvund sembra un tipo problematico. Forse Petra ha bisogno d'aiuto. Una cosa alla volta, devo trovare quel banco e potenziare il mio arco. Esatto, e Aloy è una ragazza che ha, adesso è lei chiaro, fare questo, questo e questo. Lei... ha il suo piano, quindi Aloy in questo è eccezionale. Ah, grazie, grazie, gentilissimo. Allora, mi voglio dare l'arco. Come? Ecco qui. Munizioni acide. Possiamo fare altro? Sì, facciamo tutto. Vediamo una mai. No, non so fare altro, peccato. Andiamo anche alla fionda che si può potenziare pure. Bobine per armi. Quella sembra buono. Ah, non so fare altro. Ci vuole scavazzanne per aiutare. Qua per esempio abito si può fare. Fondi insufficienti. No, ce l'ho i fondi, ti occupa. Mi do un po' di mischia, impatto, fulmine e acido. Insomma, poi sono i primi. E anche la concentrazione. Prescelta non, andiamo un po' a migliorarci un po', che secondo me servirà. Servirà tanto. Sono create le trappole. Ok, solo due. No, 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 ma che incarico. Ah, ma so. Scegli anche come missione trovare degli oggetti. Interessante questa cosa. Ora l'inventario dispone di munizioni che infliggono danno ace. Vabbè, sì, qua l'avevamo capito. Però ora mi tornerà utile. Lo sta Petra. Ora devo solo trovare Erend e aiutarlo con gli scavazzi. Sì, però anche la Petra se è possibile. Andiamo a fare dopo Erend. Sta qui la birreria? Mi sa di no. Ciao, ciao. Ma dove sei entrata? Aspetta per me. Un boccale per l'altro me. Che bella gente ubriaca. E allora spegniamo un po' di... forse farò nuova missione. Sì, ma quella missione un po'. Commissioni. Incarichi. No, no, grazie.
Attiva, trova aeree principali, secondarie, non c'è niente. Tutto sconosciuto. Qui abbiamo l'inventario, tutte cose, bla bla bla, abilità che dobbiamo fare. Ma non mi dà missione con... Perché non mi dà missione? Cosa ci servirebbe? Un rilevamento della valle. Qua c'è il foto che attiviamo, va. Che fate nei privi. No, non voglio salvare ora. Accendi tutto. Sarà qui la biglieria? Sì, vedo anche la missione vicina, quindi forse è qui che ci aspetta Petra. Ciao ragazzi, a posto. Piacere. Sia lui. No, non penso a questa missione che mi interessa. Boh, forse adesso non ce lo fa fare. Ma che ho saputo? Voglio quello. Ecco qui. Pergamena è un modulo di reclamo, un sporco di cenere con glifi scritti. Javad, aiutami tu. Il prodotto in questione mi ha pregiato. Ho compilato il modulo richiesto. Ok, scritto il prodotto, come si chiama? Scassa tutto? Scassa che ti passa? Che importa? L'ho comprato 3 giorni fa, so che vi ricordate di me. Incidente, ve l'ho già detto, ho voluto mostrare questo dannato martello ai miei colleghi e l'ho schiantato su una roccia, mentre invece di scassare la roccia è esploso e ha scassato me. Sono stupito, triste, nessuno può capirlo, perché non ho più le sopracciglia. Non ho le... Mi immaginavo la scena. Comunque, io provo ad andare da... da Petra. Non so se qui magari la troviamo. Ui, ma passato, tutti blu. Mi stiamo bloccando lì. Io ho visto uno che si eliminava di blu, quindi posso qualcuno a vedere. Sei tu, Petra? Non penso che sei tu. E a sto punto andiamo da Erva come un'altra soluzione. Oppure no, ragazzi, mi sa che... Non lo so. Lasciamo vedere per il prossimo episodio. Lasciamo questo episodio solo a questa scoperta allucinante, ossia che Ade è ancora vivo, che Salander ci ha un po' fregato, ma in realtà ora vuole aiutarci, ha avuto da fare 6 mesi, chissà cosa avrà fatto. Aveva sicuramente studiato molto su Ade, sulla sua natura e vi dicendo. Una cosa importante per noi è che ora possiamo scoprire magari se c'è qualche copia di Gaia, se... chi è stato nel segnale, questo penso sia uno dei quesiti più importanti del gioco. Perché alla fine Ade si è attirato per coprire un segnale. E in teoria Ted Farr è morto. E l'altro, sai, tutte le equipe di Elizabeth, come Elizabeth stessa è morto. Quindi chi è stato a mandare non si sa. È una bella cosa da capire. Io so che c'è anche qualcosa da fare. C'è una cassa da aprire. E insomma, il Science è veramente uno più del diavolo. Non so quanto ci può servire di lui. Soprattutto che lui è alla fine per cercare di fare i suoi scopi, quindi la conoscenza totale, è disposto a fare di tutto. Però sa che lì, che Aloy è la chiave di tutto e che lei ha il DNA di Elizabeth, e inoltre lui che possa capire ciò che lui sta studiando. Penso che da solo non sia tanto bella davanti a quella scoperta, soprattutto perché Aloy, come detto, ha la chiave per entrare in molti luoghi e soprattutto molto abile e anche... può esserci l'aiuto per il buon Silence. Ma comunque, detto fino a qui l'episodio di oggi. Spero il video vi sia piaciuto. In tal caso vi lascio un like, commentare di la vostra, in cosa avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche dei video che usciranno. E vi seguimi su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali offerti. Inoltre dico sempre che se avete supportato il mio lavoro, oltre piace, commenti e condivisioni, di cui mi sono già creato, c'è la possibilità di abbonarsi tramite YouTube e Patreon per supportare il mio lavoro direttamente voi. In info box trovate tutte le informazioni. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, la prossima Terry Pass chiudo.